Ciao ragazzi, siamo da Emily. Sono anch'io, solo che adesso sto bevendo e quindi non ho in mano il comandino. Benvenuti in questa nuova parte di Pokémon Let's Go Pikachu. Allora, signore, eccomi qua, aspettami, più sexy che mai. Tra l'altro, sono sparito. Nella scorsa parte, tra l'altro, abbiamo visto il nostro rivale che è entrato qua con Cubone. Però io non mi ricordo perché. Io ragazzi dico di sì, ma. Io mi ricordo che c'erano gli spettri. Ma allora, innanzitutto. Sì. Io mi ricordo che. Ho messo Kangaskhan bene. Ma tra l'altro io non mi ricordo una cosa. Non mi ricordo una cosa. Perché io. Non ho, cioè, ok, le pietre non c'erano secondo il mio calcolo. Però non mi ricordo. Perché non ho guardato una cosa. Allora. Io mi ricordo nello scorso episodio che cioè negli scorsi giochi non riesco a parlare tanto. Negli scorsi giochi sono una pietra foglia e basta, ok. Così Fonzis. Nello scorso gioco c'era bisognava andare a avere la spettro targa per sconfiggere i Pokémon spettro. Vuoi un Fonzis? No, grazie. E quindi, a mio parere, bisogna andare ancora a cercare il Team Rocket, o sbaglio? Secondo me è così. Perché ce ne intradisci a fare, no? Perché li cattivo quando li trovo? Intanto mi alleno la squadra. Quindi, secondo me, è vero che noi abbiamo visto il nostro rivale che è andato nella torre Pokémon, quindi secondo me bisogna andare di qua. Non so perché. Perché lo scorso gioco era così. Altrimenti non si poteva proseguire nella torre, perché c'erano gli spettri. Beh, se sbaglio, ragazzi, io non c'è niente di male. Sbagliare è umano. Sarai punito, Mattia, se veramente. Tre Fable! C'è che fermi! Ho fatto Pikachu io stavolta. Ah sì. Come mai? Ah, perché c'è il soglia questo. Infatti. Ah, una lotta. Cosa faccio? Ok, fai il doppio calcio. È vero, perché anche di tipo folletto non mi ricordavo più. Ah, grazie, eh. Io sono ammazzo perché. Io comunque sono fatto come pari. Agilità. Ho usato agilità per fermi. Ora io ci vado con. Trovo confusione, ma magari lo confondo, se mai. Io lo faccio? Fulmine. Dovresti fare più danni. Wow, è scattato, danni. Quasi scattato. Ah no, è quasi ancora vivo, ok. Ancora vivo. Ho fatto morire per il previsto. Aia! Aia! Basta! Che mi ha dato. No! Seccalo! Bon. Ciao Prefetto! È stato bello! Datemi tutti esperienza! Questa è la rapida! Comunque tra l'altro ragazzi Kangaskhan! Kangaskhan! Lo teniamo! Perché non manco? Non so più prendere. Sfidiamo gli allenatori così almeno ci veniamo con la squadra. E se no dopo la lega. Poi cavolo che le battiamo. Com'è? So queste prime. Sitting! Cosa puoi dire che lo sa? Colpo secchi. No. Vediamo un po'
facendo? Ma dovrebbero metterci su e su e giù, perché sennò io non mi ci ritrovo. No, pensavo lo seccavi e resisti tutto. Che livello è? È livello 35. Ah! 35! Aiuto! Aiuto, ragazzi, devo andare a scuola assolutamente. Se no qua. Dovremmo riuscire con questa fare fuori. Mamma mia quanto è forte però. 75. Buon, vai, andate voi qua. Lo seccato. Bravo. Ma non c'è l'altro di livello, eh. Livello 23. Dai 10 livelli che se volte. Ah, inibitore. Mi fa imparare l'inibitore, no? Ciao! X. Oh mamma, c'è gente, ai, mi hai visto? Mi hai spiegato tutti così mi avvenni. Che fare fare delle pelate? Se poi c'è un giocatore, non ho che da fare. Fuori! A me ti ha fatto fuori. Capoi! Ci capire tutti, abbiamo perso! Abbiamo perso, raga! Ci fa fuori tutti! Questa bestiaccia! Perché ridi? A piango, ma cazzo! Quando incontro la morte ridendo! Raga, abbiamo perso, se va per qualcosa abbiamo perso. Vai Pidgeotto, fatti valere. E io cosa faccio? Non ce la facciamo vincere. Questa l'acqua. Se ce la fai. Ce la faccio. Forse ragazzi dovevo allenarmi un po'. Prima di iniziare. Dai, che forse lo facciamo fuori. Dai che se non mi secca Mattia lo facciamo fuori dopo. È morto. No. Vabbè, non male che ho fallito. Dai che lo rifaccio fuori.
fabbrica, non so se ci riusciamo a fare il forno. Che brutto per andare con 5 Pokémon. Ma cosa c'è qua giù? Perché boh. Ah, boh, non ho capito. Non siamo ancora arrivati allora. Dove? Ah, la prossima città. No, non moriamo tutti. Oh mamma mia, aiuto! Sei tosto. Perché devo andare qui da te? Speriamo di confonderlo. Livello 26, ma non è che sono forti come le due. Se non ci abbiamo. Per livello 20. Pensavo di prendere cosa, ma al posto di più ziotto. Sì. Vabbè, guardate quando più calcio se ne vuole prima di fare il cuore. Mi sa che è meglio aspettare a parlare che per voglia. Dai, forza ancora un po' di piccino, sei giù. Adesso ci sono le gemelle che se le andate a sfidare. Ma siamo arrivati. C'è coso là, come si chiama? Chi? È nato zero. Sì, torniamo indietro, magari, non si sa mai. Facciamo. È successo? Ragazzi, penso che comunque sì, abbiate capito la squadra che ho in mente di prendere. Io volevo allora innanzitutto Dodrio per Pidgeotto. Volevo scambiare senso e come sesto Pokémon mi sarebbe piaciuto giocare Mr. Mike nella scorsa parte, mi ha fatto sclerare malissimo, se ricordate. La musica del lavandone, tra l'altro, la conoscete la leggenda metropolitana? La sindrome di lavandonia, che chiunque sente questa musichetta gli esce il sangue dalle orecchie. Bello, interessante. Ah, stavolta sono io che comanda. Vai, vai, fammi strada. Tu che sei la mia girl. Ehi, hey, la tua girl. Vai, avanti, vai, vai. Andiamo a sfidare le gemelle Ken. Aiuto, che paura. Perché non passo in mezzo loro? Passo io in mezzo. Ehi. Ah, forse è nel conto doppio. Siamo fatti. No, è singolo. Però ce n'è tre. Aia. Sono tutti livello 35, siamo a posto. Livello 35. Ah, qui sembra la 5 e 25. Boh. Io non salgo di livello, mannaggia. Io faccio fulmine. Credo che nei cartoni funziona sempre. Me li manda sempre in cielo. Ustio, ancora! No! Per pendere! Volevo prendere anche prima, ragazzi.
facendo io qui, Mattia, com'è sta storia? Sta facendo tutto Milano, per capire che domani. Sì, la papera rotto per la papera si usa per la papera. La papera lì. Sì, l'altra più. Non l'ho previsto. Questo non l'ho previsto, ragazzi. Qua la faccenda si complica. Qua è canca scappa, lì ci sei. Mozzo! Già si creano. Non è ancora in parte. Ma consigliate, è meglio Kangaskhan o Mr. Moi? Cioè, ma che qua non si può passare, lo stavo dicendo. Non si può, non si può perché si blocca questo. Beh, vedi che si blocca. Questo uovo vuole bersi il tè. A sete. Non si può passare di qua. Ok, cioè qui ovviamente so cosa fare, però più avanti, non adesso. Beh, perché non puoi risolvere e lo corrompi. No, do capire. Manca una gemellina e poi andiamo a stacchiamo. Cioè stacchiamo, che non cosa perché non abbiamo fatto niente, dove staccarmi. Già ste belle mosse.
parlato bene, niente, come me l'aspettavo che mi annusassi un linguaggio così da youtuber. Ah, è un linguaggio da youtuber. Lo sciottiamo, cioè così la qua. Sciottiamo. Sento pensiero, sente. Poi ci andiamo. Sento da dietro questa. Che dice il sotto. Hai capito? Eh? Niente. Non ho capito. Bon, proseguiamo, andiamo alla prossima città. Bisogna ricaricarsi. Sì, beh, qua non dovrebbe esserci una scuola. Sotterranei! Perché io sono così impedito da... Ehi, non c'è bello? Paperotto e mani indietro, Mattia! Dai, corri che lo lasciamo indietro! C'è uno strumento. Ma perché lo raccogli te, io no? Cioè, chi è sta... strumento di... Dai, paperotto... Mi rimane indietro, Mattia! Quanti strumenti che ci sono? Guarda, che stimate di M. Siamo arrivati. Oddio, questa che sa ora. Vuoi fare uno scambio? No. No, no, Mattia, non voglio le cose. Ci vai spesso al commerciale. Vabbè, al centro commerciale. Bene, ragazzi, siamo arrivati. Ce ne sono una barca qui, eh. Allora, direi che siamo arrivati. Speriamo che non succeda niente. Ai, no, non succede niente. Ora andiamo a prendere quello strumento lì. Allora, ragazzi, allora noi adesso non stacchiamo perché non abbiamo fatto nulla. Facciamo così. Visto che siamo stati... Pepita! Visto che siamo stati un po' in difficoltà. Pepita, sono arrivato anch'io, Pepita. Ero fatto pisolino. Dai che lasciamo dentro il paperotto. Visto che siamo stati un po' in difficoltà, ragazzi, allora cosa facciamo? Io mi vado a fare riposino qua dentro, se non ti piace. Senti, andrò a capire altro. Questo qua è il centro commerciale. Che bella città. Volevo il centro commerciale e volevo fare. Ops, cosa ho fatto? Bro. Ah, ciao. Quanto tempo mi corri? Per la tanto la palestra di azzurro. Sai mantenere buoni rapporti tra capo palestra e professionisti. Questa qui è la capo palestra. Non mi hanno fatto entrare nel capo palestra. Perché ti cavai troppo di palestra. Portato del suo venire. Ma chissà perché, vero? Chissà perché. Plumbeo salati. Plumbeo, mia. Plumbeo! Il termine che ho usato mia l'altra volta. Plumbeo. Del tè. Oh. Ah, ecco ragazzi, questo qua ci voleva. Sagatamo. No, vedete, era per il guardiano segato. Io lo do io. Questo posso metterlo giù o esplode tutto? No, no, un secondo, dai. Ciao prof. Allora, io volevo andare. Innanzitutto andiamo dal tè. Così almeno ci vediamo. Ma ti fai cura, ma guarda che sono già magro abbastanza. Ci vediamo dalle scatole. Io volevo andare al centro commerciale perché se c'è quello che intendo io, potrebbe essere mio tipo. Innanzitutto devo dare il tè così le guardie. Ma devi tornare indietro una mattina di là per le scatole. Oh signore, c'è. Ah! C'è Dodio lì! Bene? Dai papà la spostalo. Allora innanzitutto volevo tirarlo per la coda. Questa qui è la palestra. Volevo fare un paio di cose come... Dai che lasciamo dietro il paperotto. Dai paperotto, muovi il culato. È vero il coso di prima. Ma no, devi tornare su, Mattia. Ecco, vai a destra. Intanto abbiamo del tè, così intanto l'abbiamo già fatto. Giù. Ma giù ci sono presto. Devi ritornare indietro, ti ricordi? No, di qua forse. Ma ti ricordi? Ragione, no, via. Bisogna fare la galleria, Mattia. Ah! È perché l'abbiamo allungata. Ah, ma... Ma se noi facciamo così è una scorciatoia, per dirti. Perché siccome è dettato uno, è dato tutti. Sì, eh. Ops. Signora in giro. Dolcissimo. Mi fai sapere che c'ho del tè, perché... Certo, ciao. Non sto fare. Beh, se vuoi andare... Ciao!
Zafferanopoli. Vuoi pure? Allora, ragazzi, Zafferanopoli c'era un'altra cosa che volevo fare. La facciamo? Sì, la facciamo, dai. Sì, aspetta. Volevo, no, non ditemi che ci sono cose da fare, sennò perdo. Il centro Pokémon mi serve. Cerchino Rock, lasciatemi stare per piacere. Sto andando avanti senza non sai, ma volevo fare quella cosa, sennò altrimenti rimane indietro. Penso voi abbiate capito le palestre Shonway. Poi allora innanzitutto c'è anche un Pokémon dove cacchio si trova. Ma possibile che non c'è un centro Pokémon? Non c'è il centro Pokémon, sono sicura che c'è in tutte. Eccolo qua. No, 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 non stufatemi, vi prego. Allora, qua, se mi ricordo bene, c'era un Pokémon che devo scambiare. E chi era? Chi era? Chi era? Non sei tu? Chi è? Sei tu? Non sei tu? Sei tu, ma sei tu? No, sei tu. Non ditemi che si può fare solo a fine gioco. Sei tu? Sono super fan di Raichu. Ti do benvenuto. No, ti darò il mio Raichu in cambio di un Raichu di Kanto. No, non mi interessa. Ragazzi, ma forse sei tu? Non so, non sei tu. No, ma insomma, ragazzi, ma dov'era quello? Quello che ci dava Sensoryu? Non me lo ricordo. Vabbè, ahimè, mi sa che devo tenerli così. Lei è Raichu, ma no, Raichu non mi interessa. Magari era in quella città lì. Magari era qua. Passo sì. Vediamo se era qua. Vediamo. Spero di sì, perché sennò. Questa, dai. Mi ispira. Sì, sì, sei tu, sei tu, sei tu. Certo che ce l'ho. Praticamente questo qui l'avevo già giocato così. Invece di ghiaccio no. Quindi facciamo questo scambio. Mi spiace un po' però. Mi spiace perché mi ha aiutato. Però dai. Alla fine è finita. Ma poi più quello di ghiaccio, mi piace di più. Poi che ne pensi? Ah, ma è la stessa di ghiaccio? Sì. Beh, è più carino, ma che insomma. Sì, poi quella l'avevo già giocato, questo qua no. Ok, ed ecco qua il nostro nuovo membro del team. Ciao membro. Ciao. Altezza 70 cm. Sensoryu. 40 kg. Cioè alto 70 cm pesa 40 kg. Grazie. Ma è un barile, ma ti scambio. Sono tipo ghiaccio. Sono proprio diversi da quelli tanto. Esatto. Allora, dov'è? Sono già 30 minuti. Lo arco. Non caricherò mai questo video. Non ho ancora fatto niente. Eccoti qua, amicone. Vieni in squadra. Bene ragazzi, ora mi manca. Cosa mi manca? Di ricaricarmi. Vabbè ragazzi, niente. Che facciamo? Allora, noi ricaricare. No, beh, noi io vi saluto, cioè non vi saluto. Noi facciamo un taglio. Adesso sono anch'io. Noi facciamo un taglio. Facciamo un taglio, ascoltatemi bene. Facciamo un taglio. Ascoltate ragazzi. Mi alleno la squadra. Sì. E poi zamba, poi la prossima volta che registriamo, prima viene questo signore, prima meglio è. Ma guarda, sembra un mongolo. Facciamo la palestra. C'è un joystick a manetta. Facciamo la palestra. Facciamo la palestra. Ma non è solletico. Sì, facciamo la palestra. E la torre. La torre. Aspetta. Ego, guarda. Ok. Niente ragazzi, guarda, dai, ci vediamo. Ma è mongola! Ci vediamo tra poco! Fammela vedere, Mattia! Fammela vedere, sentite. Cioè, intendo la tipa che balla. Fammela vedere. Basta.
cuore. Stacca perché sennò sto qua tutto. Eccoci qua, siamo tornati. Come vi avevo detto, io ho fatto un po' di allenamento, infatti ho potenziato tutta la mia squadra fino a un buon livello. Allora, e poi ho insegnato anche nuove mosse. A Kangaskhan ho insegnato Fossa e Fulmine. Poi a Sensei che ho scambiato, ho insegnato Danza Spada e Fossa. Poi a Grolai ha imparato Onda Calda e gli ho insegnato Fossa. Pidgeot è rimasto lo stesso. E gli altri due sono messi. Pikachu ha imparato Tuono. Pikachu ha imparato Tuono. Upside ha insegnato il Guampata, ha imparato Psicoraggio. E basta, direi che ci sono tutti, vero? O manca qualcuno all'appello. No, ci sono tutti. E altra cosa che ho deciso è di tenere Pidgeotto in squadra anziché Dodrio, anche perché Pidgeotto è il suo forno evolutivo, mi piace di più che Pidgeotto, e poi secondo me, dato che ha 3 evoluzioni non 2, è più forte, quindi ho deciso di tenere Pidgeotto anche se comunque sia un Pokémon Master che usano spesso. Ora io, se non mi ricordo male, dovrebbero esserci, non ci sono le pietre evolutive qua. Se non mi ricordo male, c'erano, sono sicura che c'erano, ma non so dove. Dove erano le pietre evolutive? Oh mamma mia, che delirio. Io sono sicura che c'erano, però non so dove. Non era la piana terra, vero? Non era la piana terra, no, di sicuro. No, di sicuro. Fatemi parlare. Dovrebbero esserci, sono sicuro. Vado a esplorare perché sì, perché mi interessano. Anche perché ho più Pokémon che servono per la pietra. Visto che l'unica pietra che ho è la pietra foglia. Oh, questa qui no? E poi ovviamente nella squadra ho catturato un bel po' di Pokémon che ho mandato al laboratorio del professore. Macchine tecniche, vediamo, tripletta, palla onda, c'è palla onda, coda drago, coda acciaio, cascata, bellissima palla onda, la voglio. Sì. Ok, bene. Poi, adesso allora, io devo trovare le pietre evolutive. Ci saranno prima o poi, no? Che io sicuro che c'erano da qualche parte, ma non so dove. Forse sei tu? Sei tu, dimmi che sei tu? Non sei tu? No, non sei tu. Che due scatole. Mamma mia. Credo c'è anche mio socio qui, ma no, è più facile. Non so perché, di qualcosa. Ciao. Ok. Le banane sono gialle. Sei tu? Marrone quando marciscono. Sei tu? Dimmi che sei tu. Io. Sì, sei tu. Allora, mi serve la pietra gelo, che è questa, vero? Sì. Una. Poi voglio la pietra focaia. È questa? No, ok, pietra focaia. Bene. Oh, ora sono soddisfatto perché posso fare quello che voglio. Sì. Allora adesso scendo. Scendo, me ne vado. Me ne vado perché voglio andare in palestra, quindi mi conviene uscire. Però sinceramente non so se usare adesso quella di fuoco, si aspetterà ancora un po'. Allora, ok, adesso gliela diamo. No, allora, borsa.
niente. Che bello! Non vedevo l'ora. Eccoti! Ecco qua il nostro senseless ghiaccio acciaio. Bene, sono contento, sono contento. Oh, veramente aspettiamo ancora un po', dai. Allora, adesso io voglio andare in palestra. Voglio andare in palestra e voglio mettere ovviamente l'inizio glory. Perché è una palestra di tipo erba e glory può fare il pavimento. Ma dov'è la palestra? L'abbiamo vista ieri, ma non mi ricordo più. Penso anch'io. Quindi non è. Mi ricordo che eccola qua forse, mi ricordo che era in basso. Mi ricordo che era in basso nei vecchi giochi. Questo non lo ricordo. Fa vedere. Ah, sarà, ecco, questo qua allora è. Sicuro che c'è la palestra, raga, è inutile che. Prova ad andare su Matteo, scusa. Nei vecchi giochi da giù. Vai su Matteo. Un attimo. Eccola. No, non è quella. Ma adesso no, non devo. Matteo, ah, era qua. Era qua, sono sicuro. Nei vecchi giochi era qua. Ho visto che l'ho trovata. Non è questa, qua. Eccola qua che l'ho trovata, visto? Quale? Qua ieri era questa. Ci ho visto un'allenatrice, Cosa vuoi? Boh, non so, è lì. Bene, Erika, preparati. Se si può battere, eh. Erika, preparati. No. Eccola qua. Bene. Buon salve. Vuoi scrivere calore? Erika? Che video? Non devo dire una. Un po' cantare. Ah, ma dai. Ma prima a chi pare? Sto lui. Oh, che fortuna che ho avuto. Sono un mostricciato le carenze, qualunque mostricciato. Ciotto bello. Dai, su. Dai, su, fammi passare che vengo a. Come si può dire? Non voglio dirlo vulgarmente. Però l'avete capito cosa voglio fare? Voglio battere Erika e conquistare la mia quarta medaglia. Sto cercando di allenatore da sfidare. Oh, visto che ne ha trovato uno. Ne ha trovato uno, meno. Che ovviamente bisogna battere anche allenatore, non solo di trovo palestra, perché semplicemente come fai l'allenamento? Oggi. Bene, il Pokémon cagnolino è pronto a combattere. Io vado con un da caldo che non ho ancora vista. Tu mi lasci un po' di vantaggio, se posso dire. Vai con un attacco magico. Dai, Glory, fai vedere cosa fare. Ciao, Glory. Mamma mia, Glory. Ciao, bello. Suo dovere. Dai, sono altri, Vabbè, bisogna fare così. Ah, io non me lo ricordavo che l'avevamo cambiato, l'avevamo modificato. Ma lì non si poteva passare, no? No, di fatto, perché se lo sbaglio. Bisogna
caso. Bene, un'altra allenatrice è stata costruita. Si va di qua, vero? Provo. Sì, finché ci sono allenatori la scheda è giusta. Tanto. Potrei mettere anche stai vecchio di tipo ghiaccio. Perché sia avvantaggiato per il tuo problema, perché è un problema. Cambi. Se tanto non da casa del mio globo. Mi piace questo gioco. Ah, Whippy Bear. Usa lanciafiamme, vai, vai. Comunque è carino il disegno di questa palestra. Nel primo giochi non è così bello. Servirà di livello, però cavolo. Poi mi sa che è mancato quello di attenzione. Si va di qua. Ah, no, ah, è un percorso. Dobbiamo essere così arrivati, no? No. Sì.
Thank you.
abbiamo vinto. La tua usava fossa, ma ti sei meritato una medaglia al baleno. È mia la quarta medaglia. Scusa, e io? È nostra la quarta medaglia. Ah, così già meglio. Prendi anche questa. Dai, che sa di mettere. Se mi fa le fame. Bene, allora adesso da che parte si esce? Ah, di qua si salta e siamo già fuori. No, dietro Mattia, dietro da qua. Di qua? Sì. No, di qua. Ok, anche la quarta medaglia in tasca. Sono contento, ne mancano quattro. Per l'altro in poi ragazzi adesso sono toste. Perché vabbè, questa qui è tipo erba, la prossima sarà di tipo veleno, per la prima quindi dobbiamo prepararci. Adesso io vado a recuperare la squadra e poi vediamo da farsi. Bisognerebbe fare anche il magazzino rocket, che ci siamo, raga. Perché ho fatto tutto un episodio. L'episodio viene lungo, però ho fatto tutto un episodio. Adesso mi ricarico per questo. Cioè, ci sono almeno 3 giorni per registrare un episodio, ma sicuro. Ti copia no? Che ci giochi 24 ore su 24. Bene. Però dai, siamo allenati. Abbiamo fatto evolvere qualcosa, abbiamo fatto. E lui è livello 27, magari la prossima volta sarà lui a evolversi. Sai, da qui livello 30, PG8 33. E sì, così via. Io adesso salvo il gioco e ci vediamo tra poco, sempre in questo episodio, che ho fatto sempre tutto un episodio, però forse sarei meglio staccare. Ma facciamo così ragazzi, visto che comunque sia, penso che il Team Rocket ci sarà anche, adesso c'è il casino da fare col Team Rocket, però penso che ci sia anche nella tua di Lavandonia. Quindi noi finiamo qua l'episodio, visto che è andato bello lungo. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio, dove sconfiggeremo il Team Rocket nel casino.